Musica con la classifica degli album più venduti del 2020, tra i primi 10 dischi tutti italiani. Bruna, fatte notte. Corro sulle fune, salto sopra i tetti, sotto cieli scuri e stelle indifferenti. A trionfare senza rivali è lui, il rapper Marracash, con l'album Persona. Secondo Sfera Ebbasta, terzo, a sorpresa, il giovane fenomeno con il volto misterioso, Ta Supreme, tallonato da Gali. Vento tra le mura del mio cartello. Nell'anno difficile della pandemia è il rap a scandire il tempo, riflettendo i gusti dei ragazzi in una classifica che a sorpresa è tutta nazionale. Italiano anche l'unico tra i big a difendere il buon nome del pop, Tiziano Ferro, settimo nella top ten. Perdono. Una tendenza in corso da alcuni anni, ora diventata netta, nessuna star straniera nei primi 10 posti, dove però non figura nemmeno un'artista donna. Per scovare la prima, Elodie, che sarà al fianco di Amadeus a Sanremo, bisogna scendere fino al numero 22. Dimmi perché. È la fotografia scattata dall'industria musicale con il lockdown a ridisegnare il mercato. Un colpo alle vendite fisiche, un volano allo streaming che cresce oltre il 30%. Tra i singoli più venduti vincono i tormentoni estivi con Karaoke firmato dai salentini Bunda Bash ed Alessandra Amoroso. Karaoke Guantanamera. L'unica concessione agli artisti internazionali la troviamo nel vinile. Qui l'album più venduto è The Dark Side of the Moon, capolavoro senza tempo dei Pink Floyd. E vi ricordiamo questa sera l'appuntamento con la nostra